Benvenuti in questo video. Allora, io oggi, so se avete notato, che è uscito il mio video oggi, è mercoledì 13 di aprile, e ho spiegato come sono riuscita a perdere peso. Allora, io ci tengo a precisare che non tutte le diete sono adeguate per tutti, altrimenti non esisterebbero i dietologi. Non voglio togliere appunto niente ai dietologi che sanno fare il loro lavoro. Altrimenti la gente non andrebbe da loro per dimagrire, però comunque ho voluto dare dei consigli, dei suggerimenti a spiegare che comunque non è difficile perdere peso se seguiamo delle piccole regole, se abbiamo tanta volontà, tanta tenacia e tanta costanza per perdere peso. Perché comunque quando bisogna perdere peso, sappiamo benissimo, noi dobbiamo andare a togliere quella massa grassa che è stata prodotta non solo dai condimenti, dai dolci che contengono anche grassi, ma anche dai zuccheri in linea generale. Cioè, quindi noi quando dobbiamo dimagrire dobbiamo andare a togliere tutto, bisogna andare a togliere quello che a noi non ci serve, ok? Quindi è per quello che ho voluto spiegare determinate cose. Quindi, partendo subito dal fatto che io la mattina vi ho accennato che mi svegliavo, cioè sì, ora ho un po' smesso, la mattina mi svegliavo prendendo un limone spremuto con due bicchieri d'acqua, solamente perché è vero, è stato testato veramente così, che il limone aiuta a bruciare i grassi, oltre a far bene in linea generale all'organismo, perché disintossica, depura, fa bene alla vitamina C, la vitamina C aiuta a bruciare i grassi e poi è un disinfettante. Però è anche vero che a lungo termine può essere dannoso per quanto riguarda il fatto di andare in bagno, perché può creare la stizzi. Tant'è che ho deciso di fare questo video per questo motivo qua, perché altrimenti il video che è uscito oggi veniva troppo lungo. Questo video lo vedete domani, spero, perché insomma quando è già la terza volta che faccio questo video. Allora andiamo avanti. Quindi voi che fate, no? Dice, beh, devo dimagrire, non so quanti chili uno deve dimagrire. Quindi i primi 5-10 giorni, anche oltre una settimana, la mattina vi spremete il vostro limone con l'acqua, bevendolo ovviamente con la cannuccia, perché l'acido degli agrumi va ad andare a rovinare i denti. Quindi voi che fate? Voi dovete fare così la mattina. Poi ovviamente se vi dà noia il fatto che avete bevuto, non riuscite a fare colazione. Nel frattempo andate un attimo a vestire e fate quello che dovete fare dopo 10 minuti, 5-10 minuti, insomma, andate a fare colazione. E questo è quanto. Smettete, ok? Tanto se continuate a fare la dieta, continuate a prendere quei cibi, quelle cose che poi aiutano a dimagrire, dimagrite comunque, però comunque che dovete fare? Fate 10 giorni così, poi per un altro po' di giorni smettete e poi magari ricominciate, vedete un po' voi com'è, no? Dovete vederlo un po', certamente se fate la dieta per 3-4 mesi, non pigliatelo proprio per 90 giorni o 120 giorni limone la mattina, altrimenti davvero può crearvi veramente la stitichezza. Detto questo, andiamo avanti. La mattina voi avete visto che io ho preso un bicchiere di latte, che è solo un bicchiere di latte, con un po' di yogurt, solamente perché la mattina, avendo tanta fame, ho dovuto colmare la fame. E la fame come si colma? Per poi dimagrire, prendendo anche cibi giusti, no? Allora, siccome lo yogurt della Keffi, i probiotici fanno bene all'organismo, anche se devo dire che comunque ogni tanto si può anche non prendere proprio subito la mattina, ho deciso di fare così. Ovviamente ho preso anche una tazzina, come avete visto, quelli da tè, insomma, quelli che sono me mezza,
di yogurt della Kefir, che adesso poi faccio vedere, con un po' di cacao, ovviamente. Poi dopo ci ho aggiunto alla colazione il latte, caffè e le quattro fette biscottate. Io prima mi prendevo una bella tazza di latte, anche se non proprio piena. E poi la mattina appena sveglia avevo fame, quindi non è che mi fermavo a mangiare le quattro fette biscottate, due fette biscottate con due biscotti e poi una bella tazza di latte. No, aprivo il pacco di biscotti e mi pigliavo uno biscotto o due. Già qui le 100 calorie te le sei appena prese, no? Poi insomma ogni biscotto ha le sue calorie, però insomma, i biscotti lo sappiamo bene quante calorie hanno, quindi ho abolito i biscotti, ho abolito quel latte in più, avevo metà contenuto di latte. Ora, tra l'altro, sto bevendo il latte, quello dell'S Lunga Equilibra, quello totalmente scremato, ma perché preferisco attendere un po'. Poi, vabbè, la mattina uno fa la colazione che vuole, certamente se dovete dimagrire, non mangiate. Non mangiate le brioche, non mangiate merendine, non buttatevi nei biscotti, non buttatevi ovviamente nei dolci fatti in casa, perché quelli magari può andare a chi magari non deve perdere peso, anche se comunque insomma sappiamo benissimo che la mattina bruciamo tante calorie, ma purtroppo uno deve dimagrire, deve mangiare in una certa maniera. Poi magari a metà mattina viene fame, ti mangi un frutto o uno yogurt. Io sia a metà mattina o anche a metà pomeriggio normalmente mi prendo lo yogurt della Kefir, lingo, ricco, scusate, ricco di fermenti lattici, di probiotici che fanno bene all'organismo. Uno è questo alla frutta della Milk Multifrutti, che ha 66 calorie, però per mischiarlo e farlo meno calorico, ho preso anche questo della Kefir, che ne ha 44. Quindi io una mattina ovviamente che faccio? Prendo un bicchiere, lo zero, va bene? E ci metto il contenuto, un po' di questi due e un po' di latte, poi lo bevo. E questi yogurt fanno davvero molto bene. Andiamo a pranzo, e a pranzo ho detto: beh, io a pranzo, a cena non mangio pane, non mangio pasta. Cioè, certo, è sbagliato, eh? Cioè, se uno magari se fa una dieta per 3-4 mesi, per tutto l'arco del tempo, non mangia manco un piatto di pasta se fa la dieta, ovvio, ma che siamo matti. Io ho detto questo perché togliendo i carboidrati uno dimagrisce più in fretta, perde più peso. Ma non è che io tolgo totalmente i carboidrati dalla dieta, perché guardate, non è giusto saltare il piatto di pasta se vuoi dimagrire, assolutamente no. Conta la quantità della pasta, ma mi piace molto anche quella integrale. Quella integrale fa anche molto meglio, e poi conta quello che te ci metti nella pasta. Cioè, se te devi dimagrire, mi fa la pasta la matriciana, fa per dire, no? Cioè, va bene, mi puoi mettere, che ne so, un po' del pomodoro, delle zucchine, delle melanzane grigliate e poi passate al pomodoro, quello sì, anche un sugo semplice. Insomma, per me l'ideale sarebbe mangiarmi un piatto di pasta 70 grammi con delle verdure anche l'estate, perché se non guarda ci fa soffritto, cioè dice che soffritto, l'olio soffritto è fatto ingrassare rispetto a quello a crudo, quindi per questo ho detto così. Detto questo, ovviamente se uno vuole dimagrire dice vabbè, tutti i giorni la pasta. Ora facciamo una cosa, proviamo a mangiare un giorno, magari quando uno ha da perdere anche meno peso, poi dipende dalle persone, vedete voi. Anche magari un giorno mangio due volte al secondo, un giorno mangio la pasta, il giorno dopo magari mangio anche delle patate lesse al posto della pasta, del pane, ovviamente il pane voglio toglierlo, solamente perché la patata ha l'amido, e quindi l'amido, dice che l'amido della patata aiuta anche a dimagrire. Quindi io facevo una dieta una ventina d'anni fa,
Dove hai detto la mattina sempre tante patate? Hai dato delle patate, ma perché c'è un motivo? Perché la patata aiuta a dimagrire. Sembra una cosa banale, ma non è così. Cioè, voi dovete cuocere la fate raffreddare e poi la tagliate. La patata fredda fa bruciare di più, c'è cioè, quell'amido lì che è più attivo se la patata è fredda. Io devo dire che anche gli anni passati ho fatto una dieta come questa, saltando la pasta tutti i giorni, ma vi assicuro, cioè quando facevo le vellutate, invece che le passate di verdura, cioè invece che pesarmi 50 grammi di pasta, di pastina quella piccola, perché volevo dimagrire, pesavo 15, vai a 20 grammi, cioè uno non ci credeva mai così, però poi la merenda la facevo, uno yogurt e basta, cioè perché proprio volevo perdere peso e ce l'ho fatta. Poi vabbè, l'altra cosa importante è anche muoversi, camminare, fare attività sportiva all'aperto, fare una bella camminata a passo svelto aiuta a dimagrire, quindi l'ideale è prendersi un piatto di pasta o di riso con delle verdure. Io oggi ho mangiato del riso alla zucca, ieri l'altro a cena ho mangiato una patata lessa con della verdura, ieri ho saltato i carboidrati di qualunque tipo, ho mangiato solamente un po' di legumi, quello sì, legumi, ieri sera l'ho mangiato insieme alle zucchine, perché comunque i legumi aiutano tantissimo, sono molto fibrosi. E poi hanno un po' di carboidrati, di quelli buoni che non fanno ovviamente ingrassare, quelli fanno benissimo, come fanno bene anche i ceci. Quando uno mangia la pasta, cioè si sazia, sì, uno yogurt, la frutta te la puoi mangiare, però io non assumerei, se mi mangio lo yogurt, i due biscotti secchi di 30 calorie o le due fette biscottate, perché già io ho assunto i carboidrati a pranzo, poi la sera uno si mangia un secondo con delle verdure, con della passata di verdure. Un altro consiglio: le patate, io ho detto un etto di patata accompagnato delle verdure, solamente perché quando io faccio la dieta devo assumere, sì, con delle proteine, quello è palese. E poi lavo di contorno un secondo con condito con sì, condito un secondo con una patata, delle verdure, dicevo un etto di patata, perché quando noi facciamo la dieta per dimagrire noi dobbiamo cioè riempirsi, saziarsi e assumere quelle sostanze che ci aiutano a dimagrire, le proteine fanno dimagrire, perché, cioè, allora, perché le proteine fanno dimagrire? Perché durante il processo di digestione e di assimilazione, il nostro organismo, per fare tutto questo nel processo della digestione, consuma delle calorie. Cioè, veramente sembra una cosa strana, ma è così. Per questo, se non mangio calorie, poi magari mangio o dei legumi o una patata, va bene così, insomma, però insomma se voi mangiate anche due etti di patata va bene lo stesso, ripeto, vedete un po' voi, magari uno dimagrisce un po' meno lentamente, allora perché vado su una porzione al di sotto di due etti, perché la patata già comunque è meno calorica rispetto alla pasta e al pane, però non è perché è meno calorica e devo cedere nell'uso, quello no. Insomma, detto questo, va bene. Poi a pranzo, a cena, a seconda di quando avete mangiato la patata lessa, saltate qualunque tipo di carboidrato. Cioè, io vi do questi consigli qua. Se ce la fate bene, vi dovete proprio applicare. Cioè, io ho passato delle notti fino all'una, alle due, soffrendo la fame. Poi, piano piano, andando a bere, quando mi sono addormentata, non l'ho più sentita, perché poi l'organismo col tempo si abitua, perché noi
andando a mangiucchiare, mangiando anche di più la sera, non ce ne rendiamo conto. Il nostro organismo, soprattutto il nostro stomaco, si è abituato a mangiare così, ma noi dobbiamo abituare a mangiare di meno, soprattutto se si arriva a una certa età. Cioè, a 20 anni il metabolismo consuma di più, arrivata a una certa età il metabolismo si sa, brucia un po' di meno, anche se ci muoviamo, però dobbiamo stare molto più attenti rispetto a come mangiavamo a 20 anni. Cioè, ovviamente tutto cambia col tempo, è così. Quindi se la pandemia ha contribuito, mannaggia, a farci prendere qualche chilo, perché le restrizioni ci hanno costretto a stare chiusi in casa e quindi non ci muoviamo più, poi magari arriva l'inverno, l'ho detto, l'inverno è vero. Cioè quando c'è molto vento, quando c'è la pioggia e tutto, siamo più costretti a rimanere in casa a fare meno attività fisica, quindi noi bruciamo di meno. Quindi è facile, se io prendo anche 1 chilo al mese, 5, anche mezzo chilo un altro mese, sommi 4-5 kg in più, però, cioè, anche se insomma a qualcuno si vede di meno, a qualcuno di più, dipende un po' da quanti chilo deve perdere, uno però si deve imporre. Con l'arrivo specialmente della primavera, perché la primavera ti aiuta veramente a perdere peso. Io chiedo scusa se sono stata un po' lunga a spiegarvi queste cose, ho dovuto fare delle precisazioni, perché non prendete alla lettera che quello che io faccio può andare bene per chiunque, perché ripeto, facciamo l'assunto, il limone va bene, sì. Ma se vedete che dà noia, lo smettete di prendere e poi lo ricominciate a prendere. Anche perché c'è l'aceto di mele che aiuta a bruciare i grassi. Anche un cucchiaino di cacao in polvere o 20 grammi di cioccolato fondente vanno benissimo. I carboidrati sì, basta magari non mangiare tutti i giorni perché magari rallenti il tuo metabolismo perché i carboidrati danno energia, quindi si accumulano nel nostro organismo, ok? Quindi stiamo attenti. Se a pranzo non mangiate carboidrati di nessun tipo, uno yogurt con due fette biscottate o una fetta di pan carré tostato, ok, con un bel marmellato magro. La sera, secondo, senza pane, mi raccomando. La frutta, ok, la potete mangiare. No, io l'ho mangiata ieri sera, anche sul tardi, mezza mela. Avevo fame, a mezza mela. Per colmare la fame va benissimo. Detto questo, io vi ringrazio, insomma, per l'attenzione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Non so di cosa parlerò, già mi sto organizzando un tema di attualità perché da poco non li faccio. E poi dopo, successivamente, farò altri video di altre tipologie, va bene? Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!